Cari amici curiosi della natura, bentornati nell'Uomo in Erba. Io sono Giancarlo, ancora una volta contento di poter sfatare una convinzione del tutto errata. La scienza considera la capra, il cui nome è utilizzato soltanto in modo offensivo, uno degli animali più intelligenti in assoluto. Se poi consideriamo che ci serve, che la sfruttiamo a piacimento, cosa possiamo aggiungere? Magari sarebbe giusto riservarle un pensiero di riconoscenza, anche se la cosa può far sorridere qualcuno. Sigla. Le capre sono mammiferi della famiglia dei bovidi, che comprende 10 sottofamiglie, tra cui quella delle mucche, delle antilopi e delle stesse capre, la sottofamiglia dei caprini. Si tratta di un gruppo di animali specialissimi, adattati ad ambienti estremi, alle grandi altezze, per merito di speciali zoccoli, atti al massimo equilibrio. Ai caprini appartengono 38 specie nel mondo e 5 specie in Italia. Nel mondo il genere capra, ovvero le capre propriamente dette, è formato da 10 specie, in Italia 2, e ne parleremo in questa puntata. Tutti i bovidi, quindi, anche le capre, sono ruminanti, di conseguenza non hanno i denti incisivi superiori, sostituiti da una sorta di lamina ossea, con cui i vegetali vengono strappati e ingoiati in fretta, per essere poi rigurgitati e masticati, in un luogo sicuro, con calma. I nostri fraintendimenti con la natura sono confermati anche riguardo alla capra, di cui ci serviamo ignorandone l'intelletto e le capacità affettive. Test scientifici accreditati confermano la sua acuta intelligenza, dimostrando una memoria prodigiosa e risolvendo gli stessi test che si sottopongono alle scimmie. Lo sfruttamento di questo essere è totale, solo tenendo conto del suo latte, i formaggi e la carne. Nell'antichità molte pergamene erano di pelle di capra. Dello stesso materiale, ancora oggi, sono fatti stivali, accessori e abiti. In Indonesia si fabbrica il bedug, strumento a percussione. La capra è uno dei primi animali addomesticati e allevati dall'uomo, quando si capì che poteva essere una preziosa riserva di lana e di cibo. Si parla di 9.000-10.000 anni avanti Cristo in Iran, nei monti Agros. Non fu difficile, in piccoli greggi, con animali in possesso di eccezionali riserve fisiche di energia, adattabili a qualsiasi cibo, ad alimenti grezzi e fibrosi, e a luoghi con scarsa vegetazione. Vivono da 15 a 18 anni in base alle zone e alle razze. Per merito del loro carattere docile e dalle poche pretese, potevano essere gestiti da giovanissime, anche in paesi poveri e tra i più arretrati. La specie originaria, che si può ritenere il progenitore della capra delle nostre fattorie, è presente nel Caucaso, in Persia e in Armenia. Si tratta della capra selvatica, Capra egagrus, detta egagro, più grande della specie comune. Usa bene le zampe da arrampicatore e ama le rupi e i ghiacciai, gli stessi luoghi dove vive lo stambecco delle Alpi, Capra ibex. In quell'habitat così difficili, l'erba è scarsa e deve integrare con scorze o parti morbide di larice e pino mugo. Per raggiungere il cibo e sfuggire ai predatori, lo stambecco compie acrobazie impossibili e l'egagro, la capra selvatica, gli sta dietro, sfiorando i precipizi. In quanto a corna, può anche batterlo. Un capro anziano può averle fino a un metro di lunghezza. Gli occhi invece ce l'ha molto piccoli. La specie che normalmente alleviamo, la capra domestica, Capra hircus, può essere considerata una sottospecie dell'egagro, anche se ormai viene nominata come specie a sé stante, così come il lupo e il cane, che pur essendo lo stesso animale, sono visti in due dimensioni totalmente diverse. Molto simili, entrambe le specie hanno le corna cave, poste all'indietro. Il maschio le ha molto più grandi della femmina e soprattutto possiede la barba. Il maschio inoltre emana un caratteristico odore caprino, ancor più intenso durante gli accoppiamenti. La stessa capra domestica, semiselvatica, vive attualmente in un'ampia zona che va dall'Asia Minore, cioè l'Anatolia, sempre a est, fino all'India. In Italia è allo stato libero sull'isola di Caprera, nelle isole della Maddalena, a nord della Sardegna, e l'isola di Monte Cristo, nell'arcipelago toscano. A differenza della pecora, che presenta un vello lanoso, la capra lo ha abbastanza corto e ruvido.
In climi freddi, oltre a questo, può avere uno strato di pelo soffice particolarmente isolante che conosciamo sotto il nome di cashmere. La pecora non ha la barba, le femmine non hanno le corna e il maschio, il montone, ce l'ha arrotolate. Gli occhi delle capre e pecore hanno la pupilla orizzontale. Il motivo è un adattamento utile a una visione globale dell'orizzonte per percepire l'arrivo dei predatori e avvistare le zone più verdi. Per non sbagliarsi con certe razze che hanno aspetto caprino, ricordiamo che la coda delle capre è di solito rivolta in su, quella delle pecore in giù. La sottofamiglia dei caprini, data la loro vasta distribuzione, può avere habitat diversi, ma tutti legati ad ambienti rocciosi e in altezza: i costoni ripidi, con vegetazione, i prati a quote elevate, le foreste di conifere con roccioni, le zone arbustive con pini e ginepri o querce, le aree alpine pietrose e rocciose con prati, le zone pietrose con cespuglieti radi. Alcune specie sono estremamente resistenti, in località desertiche, davvero impervie, dove c'è scarsità d'acqua e di vegetali spontanei. Cibo esclusivo delle capre. Lo stambecco della nubia, capra nubiana, sopravvive nelle zone aride dell'Africa di nord-est e in Arabia. Molto simile al nostro stambecco, il maschio con corna enormi. Presenta un colore vicino al beige con la pancia bianca e le macchie nere sulle zampe. Solo in ottobre il maschio, in cerca della femmina, scurisce in molte parti. D'estate cerca il freddo salendo in quota e ridiscende in inverno. Il pelo chiaro respinge l'eccesso dei raggi solari. Nello Yemen è perseguitato dalla caccia, che data la libera diffusione di armi, in quella zona si pratica abitualmente. È quindi da considerare la causa principale di morte. Gli accoppiamenti dei diversi caprini possono avvenire quasi tutto l'anno in relazione al clima e ai luoghi. Da giugno per le località temperate, in autunno per regioni calde e addirittura in inverno in località più torride. La razza domestica può figliare in continuazione, questo in relazione alle ore di luce. Quando la femmina è pronta, agita la coda e si pone vicino al maschio, emette versi continui e rimane a digiuno. Dopo l'accoppiamento, la gestazione dura in media 153 giorni. Normalmente nascono due cuccioli. La madre mangia la placenta per ripristinare le forze. I piccoli non sono ruminanti e lo diventeranno crescendo. Lei inizia a produrre il latte, di norma 2,5 litri al giorno, privo di lattosio e con pochi grassi. L'allattamento dura 305 giorni. La vicinanza del maschio rende il latte con gusto più forte, per noi meno gradevole. I capretti sono svezzati in 5-6 mesi. A 8 mesi si possono accoppiare. Se escludiamo i mangimi e il fieno per le capre da allevamento, a livello naturale i vegetali sono più vari e gustosi. Il trifoglio selvatico è un'erba medica gradita da molti erbivori. Le varie erbe selvatiche di un pascolo sono anche il fieno invernale. Il salutare trifoglio bianco viene coltivato come foraggio. La cicoria comune piace anche a noi, cruda, lessata o in padella. Le piante giovani di acero o di olmo campestre hanno le foglie gustose. Molte radici, anche fibrose, sono cibo per le capre. Alcune, come la pastinaca, forniscono prezioso amido e minerali. Tutte le graminacee, con i loro chicchi, sono nutrienti. Il mais è tra i preferiti. Oltre alla frutta selvatica, raccolta arrampicandosi sui tronchi, anche tutta quella che cade a terra o pende dai rami bassi. Altri tre stambecchi, distribuiti in latitudini anche opposte, dimostrano la loro adattabilità, ma in certi casi siamo quasi all'estinzione. Lo stambecco di Semien, capra Valle, resiste con soli 500 esemplari in una regione dell'Etiopia, sui monti Semien, a 3.000 metri d'altezza per un'area di soli 30 km. La stoltezza umana si dimostra anche in questa situazione, con i disboscamenti selvaggi che sfiorano il suo habitat, ma ancor più con il bracconaggio. Il fatto che questa specie collabori con una scimmia, il babuino gelada, per il cibo e per il controllo del pericolo, attraverso segnali e codici di allarme, dimostra invece il suo buon senso e la sua intelligenza. Lo stambecco siberiano, capra sibirica, si trova dall'Asia del Nord all'Asia centrale. Abita zone molto elevate,
anche a contatto col ghiaccio e con la neve, sotto cui cerca licheni e muschi, cibo davvero estremo. I più anziani si riconoscono per il pelo più scuro. Le femmine possono avere la barba come i maschi e si differenziano per avere le corna quasi dritte di soli 20 cm. Lo stombico di Spagna, capra pirenaica, che vive anche in Portogallo e Francia, è più mediterraneo e ha colori particolari. La femmina più piccola è rossiccia, con il pelo meno ispido. Il maschio è marrone, con macchie ruggine più scure. Pesa enormemente, ma le zampe non cedono neanche su rocce lisce. Con le loro impressionanti corna si dedicano lotte tra maschi, tra cui uno dominante. Solo i piccoli individui malati cedono alle aggressioni. Per tutte le capre, i predatori sono le aquile, che si lanciano su esemplari non pesanti e li arpionano alla testa. I lupi, se cacciano in branchi, difficilmente falliscono una cattura. Le volpi cacciano da sole, perciò non predano gli adulti, che temono. I corvi si basano su prede debilitate, morte o moribonde. In molte altre zone del mondo ci sono cani selvatici paragonabili ai lupi e gli avvoltoi che fanno come i corvi e in più possiedono un odorato infallibile. I coyote con i loro simili intercettano e aggrediscono giovani capre solitarie. I puma, anche quando cacciano da soli, possiedono molta ferocia e sono predatori pericolosi. Dalla somiglianza reciproca un po' misteriosa sono il tour orientale e il tour occidentale. Fanno pensare a qualche antichissimo incrocio, pur essendo specie diverse. Il tour occidentale, capra caucasica, vive in un'area di 4.500 km fino ai 4.000 metri di quota, dalle montagne del Caucaso alla Russia e la Georgia. Ha il pelo bruno rossastro in estate e bruno grigiastro in inverno. Le consuete zampe brevi agevolano l'equilibrio nel movimento. Il tour orientale, capra cilindri cornis, nella stessa zona, è diversa soltanto nella barba, che è più corta o assente, e le corna attorcigliate su se stesse. Infine, il Marcor, capra falconeri, ha le corna a cava a tappi, forma davvero eccezionale. La saliva che gli cola dalla bocca viene raccolta, sembra che agevoli l'estrazione del veleno dalle morsicature di serpente. Il nome Marcor, non proprio logico, deriva dal persiano Mar serpente e cor mangiare, mangiatore di serpenti. Cari amici, con la speranza che la vostra idea sulla capra sia migliorata, possiamo aspettarci che vi iscriviate, dandoci il vostro mi piace, sempre gradito. Cliccate sulla campanella e con il nostro grazie sarete avvisati ogni settimana. Ciao a tutti!